Paolo Romeo, chef e speaker radiofonico, un connubio particolare, soprattutto una storia particolare, quella di un messinese che ha piantato le sue radici a Genova. Partiamo dalla tua esperienza, che mi interessa di più visto l'affinità di professione comunicativa, dalla tua esperienza radiofonica, perché tu nasci come speaker. Io nasco come speaker da 10 anni, praticamente. Approfittando della mia esperienza in cucina, abbiamo realizzato una trasmissione di cucina che si chiama Cucina con Amore. Cucina con Amore, che va in onda per una radio siciliana. Si sente da Napoli fino a in tutta la Sicilia. Caspita. E hai coniugato questa tua passione per la radio con la cucina e invece in cucina, della cucina hai fatto la tua vera professione. Sì, ho iniziato abbastanza giovane, avevo l'età di 12 anni. È da 27 anni che faccio già questo lavoro e ogni giorno è sempre una novità. Una novità che ti ha portato a Genova ad aprire anche un locale, un ristorante dove proponi i piatti siciliani. Parlaci un po' di questa attività. Sono arrivato a Genova per caso e da lì ho conosciuto dei ragazzi siciliani anche loro che insieme abbiamo realizzato questo ristorante siciliano gourmet. Praticamente abbiamo una cucina con prodotti siciliani mediterranei dove andiamo a realizzare dei piatti curati, filostellati. Ecco, tu sei chef, hai questo ristorante, però insomma la tua professionalità, la conoscenza della tua materia, definiamola così, ti ha portato anche alla ribalta nazionale, tanto che collabori per programmi legati all'arte e alla cucina di Sky. Sì, adesso sta nascendo un nuovo progetto che iniziamo il 20 di aprile, dove si chiamerà Cucina Art. Praticamente abbiniamo dei quadri di valore con dei piatti che anche loro dovranno rispecchiare il quadro. Ecco, per farci un esempio, dacci un quadro e indicaci il piatto a cui lo abbineresti. È un Dorazio, un quadro di Dorazio del 1970, l'abbiniamo con una zuppa di fave, delle triglie farcite e dei fiori eduli. Allora, per quanto riguarda invece la tua genovesità, non sei da tanti anni a Genova, no. Però mi pare di aver capito che tu abbia sposato gli usi e i costumi della nostra Genova. Diciamo che per me è stato molto più semplice, perché vengo da una città che a mio parere assomiglia molto a Genova, che è Messina. Non ho fatto fatica ad ambientarmi e anche come tenore di vita assomiglia tanto, anche la cucina, diciamo. Per esempio qua voi mangiate il pesce stocco, no? Lo stoccafisso, sì. E noi, e il nostro piatto, come per voi il pesto, noi ci assomigliamo per lo stoccafisso. Allora, visto che siamo in una latteria del centro storico, che appunto caratterizza il nostro format, ma è anche un luogo dove si vive l'antica Genova, che piatto proporresti legato alla latteria? Guarda, nel menù ho appena inserito un piatto nuovo che secondo me si può abbinare alla latteria, che è una zuppa di latte con delle scaglie di mandorle, un uovo cotto a bassa temperatura a 62 gradi e un'insalata di asparagi. E allora abbiamo anche il piatto della latteria. Ringraziamo Paolo Romeo per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a voi.